Tozzi sì, e un sacco di film tra commedia e anche ritratti sociali. Da mano mio padre, perché vedevamo le cose insieme. Sì, 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 parliamo di metalli. E beh, io, a me piaceva molto Pasolini come guidava, perché c'aveva uno stile, si buttava col sedere fuori dalla sella, era tutto, faceva delle tutti campioni molto coraggiosi, perché poi allora correvano anche sui circuiti stradali. In pista, quando c'hai gli spazi per rotolare via, sei tranquillo, lì correvano con i marciapiedi di lato. Sono dei campioni proprio eroici. Scusate, ma c'è l'aria condizionata che mi fa effetto. Tra i giovani di oggi, vabbè, vabbè, Max è la storia, Capirossi è ormai anche, Valentino è ancora un'attualità con possibilità di fare ancora delle splendide performance. Io penso che lui abbia anche il problema di della seduto, anche del peso, perché quella roba là, non solo, in una, anche nel modo così potente, se tu pesi 80 kg e un altro ne pesa 60, fa la differenza sul giro. Certo. Comunque, insomma, i nostri sono forti e speriamo che crescano dei talenti che ci facciano un po' sognare. Vedo tra i giovani ce n'è uno che è molto coraggioso, ma non mi ricordo come si chiama. Fenati è fortissimo, no, Fenati lo seguo. Ce n'è un altro in 120, in moto 1 che mi piace molto. Prova a dire dei nomi. Migno, che è proprio sì, l'anno scorso correva. C'era delle gare a proprio. Prova a dire un altro, questo era Bastianini, però. Anche Antonelli, bravo. Bastianini, Enea Bastianini corre come un pazzo, è spettacolare perché ha un coraggio. Va, si butta dentro, poi va indietro, è molto spettacolare. E fa così, è anche molto lì. Bravo, Enea Bastianini. Infatti quest'anno lo vedrò per Ferrari e per Bastianini. Sì, sì. Comunque uno di questi sì, bravo. E mi piace anche il giovanissimo talento, a parte Dovizioso, che è una piacevole garanzia, ma anche fortissimo Iannone. Anche Iannone, se la moto l'assiste, ci può dare la soddisfazione. Molto coraggioso, è quasi è ardimentoso, come serve per vedere. Non a caso, certo, non a caso nelle partenze l'anno scorso qualche volta ha dato tiro alla torcia anche a mano. Se la moto lo sostiene può fare dei risultati sorprendenti.